Paoletta, lei è Paola. Lui è Antonio. Spezza. Noi siamo qui a Rolling Stone. Rolling Stone. In questo mondo di parole ognuno c'ha la sua, io c'ho la mia. Ti amo. È l'incontro tra due estremi proprio, un borghese intellettuale inseguendo mia figlia che si, come dire, si addobba al figlio di lei, periferica, innamorata. Scopro veramente cos'è la periferia. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Però la cosa bella è anche questa, sono due incontri estremi. Tra due mondi che altrimenti non si sarebbero mai incontrati, cioè sì. L'estrema periferia, quindi un ambiente, diciamo, difficile, anche degradato. Io ho conosciuto anche la mamma. Io voglio sapere che vuole, tu fia da mio figlio. E invece il mondo degli intellettuali che hanno le competenze specifiche anche per fare qualcosa per le periferie, salvo non averci vissuto, non aver toccato con mano questa realtà. Bella domanda, è chiaro che un po' si vuole diventare anche, no? Uno decide di lasciarsi un po' andare da una parte o dall'altra, non che nella borghesia ci sia la perfa, anzi, bisogna a 360 gradi guardare da tutte le finestre, questa è la cosa più interessante che dico anche, che consiglio anche ai giovani, cioè di non fissarsi a guardare solo da una parte, ma essere curiosi a vivere la periferia, il circolo del tennis esclusivo, tutto, se si vuole comunque raccontare delle cose. Io seguivo il rap quando negli scantinati americani nasceva una contestazione vera, dove c'era proprio la rabbia, era nato come vera contestazione, bisogno di gridare, di farsi sentire. Poi però quando vedo che chi fa rap poi si imborghesisce, poi contesta e poi accetta di, vabbè, lasciamo perdere, allora mi intristisco un po'. E invece ci sono tanti motivi per comunque inventare un nostro rap, non so, una nostra contestazione. Sonia Bergamasco che fa la sua ex moglie, una donna elegantissima e molto chiaramente che parla in opposizione. Francese, ma è nata in Porta Romana a Milano. E invece c'è il mio ex marito, parrucchiere e maestro dettaglio, che ha anche spanzato uno togliendogli la milza così per errore, c'ha la mano un po' pesante, che è Claudio Amendola. È appena tornato dalle vacanze, un paese esotico. Arabi, magrebini. Un crogiolo di razzo, New York. Le Bibbia. Un crogiolo di fida una mignotta. E poi c'è un cameo importante che è Franca Leosini, che ha accettato di fare una piccolissima apparizione nel ruolo di se stessa, perché è un incontro che si fa su una spiaggia ed è veramente un bel momento quello. Lasciamo perdere sti ragazzini, tanto sta storia dura come un gatto in tangenziale. A Roma diciamo come un gatto sull'Aurelia. Però sì, si dice pure come un gatto in gatto un'autostrada, insomma, per rendere l'idea di una povera creaturina che ha poco da vivere, ecco. Canzone d'autore italiana, e un po' di classica e qualcosa di jazz, ma non difficile. Renato Zero. Sorcina piena, anche perché ho anche il campanello di casa, il campanello di Monica suona con una canzone di Renato Zero, cioè sì. Quando premono il campanello, vedi adesso sarebbe partito periferia, dove vivere un terno alla lotteria. Ho finito. Sono i titoli di coda. Se guardiamo i nomi, sì. Ma sono armeni. Vuol dire rispettare chi lavora? No, tendenzialmente no. Mi interessa per deformazione quando ci sono i film italiani, mi interessa perché ci sono molti amici che vivono di questo mestiere, o magari anche nei film stranieri, dove non conosco nessun assistente, però sono curioso di capire i luoghi, le canzoni, e a volte me lo segno, anche se mi piace la colonna, se mi piace la musica, sì. Chi lo sa, però magari non tra un anno, magari fra cinque. Boh. Cinque è tanto. Tinta è tanto, sì, fra tre anni magari, che ne so. Oppure facciamo una tournée in teatro insieme, chi lo sa. Magari, so. Oppure un varietà, o una band, sì, c'è un po' da lavorare, sì. Io so solo fischiare. Cioè sì. Il grillo. Bello. Ti faccio anche il grillo ubriaco. No, a parte scherzi, è una cosa che mi manca da morire. Ragazzi, se ci siete suonati, imparate a suonare lo strumento, è una cosa importantissima, è bellissima. Ciao Rolling Stone, siamo Paola Cortellesi e il Grillo Ubriaco. E Antonio Albanese, ragazzi, voi di Rolling Stone, dai, non siate pigri, fate sogni internazionali. Ci lasciamo con un grillo interpretato da Antonio. Sì, un grillo fatto, che è più o meno così.